Ragazzi e ragazze, vi diamo il benvenuto su Gastro Drums. Oggi sono con Andrea Bessone, ciao Andrea. Ciao. E parliamo di pelli Evans e di pelli dei Tom, principalmente Tom e Timpani, giusto? Sì, Tom e Timpani. Ok, perfetto. Quindi proviamo un po' di pelli diverse, andiamo a capire un po' le differenze tra le pelli, a capire quali vanno meglio se vogliamo un suono più definito, un suono più armoniche, diciamo. Esatto, armoniche, non armoniche, più versatile, più secco, eccetera. Diciamo un bel po' di cose, quindi mandiamo la sigla e poi partiamo. Andrea, vi ricordo, non ve l'ho detto, è il Product Specialist di Daddario, quindi per tutta la questione Evans Pro Mark, e tra l'altro è anche insegnante su Vibly, sì, dove ha fatto vari corsi su tutta la questione Travis Barker, sulla trap music, perché comunque tu sei un batterista principalmente, sei partito dal pop punk. Poi ho fatto un po' di hip hop, trap, e poi ho fatto un po' di metal anche. Ok, quindi super versatile in realtà. Sì, infatti, sul moderno, anche, diciamo. Hai fatto anche la cosa sul doppio pedale. Sì, sì, sì. Ok. Esatto. E suonato un cellulare intanto. L'orologio. Ok. E, quindi, allora, partiamo subito. Da cosa partiamo? Allora, io partirei dalle pelli standard per eccellenza, la prima fascia di Evans G1. Ok, pelli sabbiate, che, esatto. Le pelli che conoscono tutti. Sì. Qual è stata la tua prima pelle G1? Se... Sì, proprio quella che montano anche standard, come per i rullanti, che, come abbiamo detto in un altro video. E, su una batteria, no? Monostrato, certo. In questo caso sabbiata, ma le fanno anche clear. Certo, c'è altro video, tra l'altro quello dei rullanti, che vi lascio qui sotto in descrizione, dove abbiamo provato un po' di pelli Evans normali e strane, sì. Le abbiamo messe a confronto. Quindi G1, direi facciamo così, suoniamole subito, okay. Così facciamo capire anche a chi sta guardando il video come suonano e poi ne parliamo. Ok, vai. Stoppami per favore col piatto, se no facciamo un casino. E, ok, quindi direi, a sentirle così, direi pelli che hanno abbastanza anima, nel senso che sì, suonano sono tanto. Belle aperte, uh-huh. Hanno un sacco di volume perché sono monostrato. E, molto attacco, quindi. Molto attacco. E, l'unica cosa che consiglio, secondo me, sono pelli da montare su una batteria già di un certo livello, perché comunque lasciano suonare molto il fusto. Certo. E te lo controllano meno, no? Rispetto chiaro, a un'altra chiaro. Pelle. Quindi in questo caso la pelle fa da aiuto al fusto. Alla batteria, se non è la pelle che controlla la batteria, certo. Esatto. E perché effettivamente comunque sì, hai anche di nuovo suonato il... Sì, è incredibile. Quindi dicevo, abbastanza, ci sono anche un po' di armoniche, lascia sì, un esatto. po' di armoniche. E poi quindi... queste qua specialmente, essendo uno strato sabbiate, tirandole tanto puoi proprio creare la nota sulla batteria e usarle nel jazz, esatto. Ok, ok, ok. Quindi queste di base vanno bene per il jazz sicuramente, jazz, perché molta nota. Soft rock, mm-hmm. Potrebbero anche andare bene per il pop se vuoi un suono un po' più aperto. Ok, magari non per l'estremo. No, metal, non estremo, eccetera. E poi non generi magari troppo moderni, diciamo. Se ti piacciono i classici suoni alla Eric Moore, okay. Controllati. Hai bisogno di. No, hai bisogno. Non hai bisogno di armoniche. Di armoniche, cioè diciamo, quella batteria esatto, che sia esatto. ferma. No? Ok, molto bene. Quindi, appunto, queste qua sono quelle versatili dal jazz fino al pop. Esatto. Soft rock. Pop leggero, sì. Ok, se volessi qualcosa invece un po' più, tra virgolette, strutturato. Quindi un filo più fermo, sì. E più resistente anche, sì, magari, sì, sì, non più lo resistente. So, andare un po' più su. La Evans ha fatto la UV1, okay. Che poi ci sono anche altri modelli di UV, uh-huh. Comunque la UV1 è l'equivalente di spessore della G1, sempre sabbiata ma con sabbiatura diversa. E l'abbiamo già spiegato come i rullanti. Sì, allora, spiegavamo in quello dei rullanti che praticamente la UV1 ha uno strato. Sì, è una sabbiatura normale. La UV1 è una colatura, una sabbiatura okay. colata e poi cotta con i raggi UV. Ok, giusto. Quindi più resistente ed è effettivamente uno strato. Okay, quindi la prendi intanto. Sì. Tu vai tranquillo, okay. fai tu. mentre la G1 è una sabbiatura classica, quindi un po' più ruvida secondo me.
però molto meno duratura, quindi salta molto di più della UV. Non la sto trovando. Ok, eccola qua, la UV1 che adesso poi andiamo a montare. Sì. E tra l'altro ho imparato, la UV si riconosce perché dal bordo, esatto, il bordo è trasparente mentre la parte sopra è sabbiata. Esatto. Quindi andiamo a montarli e poi riproviamo. Vai, ok. Ok, pelli montate, quindi sentiamo subito la differenza. Ok. Provaci qualcosa, poi andiamo. Ok, allora sicuramente si sente tantissimo la differenza. È più controllata come sul controllo. Nonostante sia monostrato. Sì, no? E però non ricordo, in confronto alla G1, qual è più spesso o sono spesso uguali? Allora, sono spesso uguali, okay. Però bisogna sempre calcolare che è comunque uno strato, una pellicola applicata che un minimo, secondo me, perché io la sento questa certo, roba, certo. E dà un piccolo spessore in più. Okay. Quindi te la rende leggermente più calda, più controllata e un attacco diverso. Non è che ha più attacco, ma senti che ha proprio un attacco più completo. Ok, me. Ok. Poi tra l'altro vi ricordo che sotto, come pelli sotto, perché alla fine è importante, sì, in base a quello che si mette, ci sono delle G1 sabbiate. Quindi esatto, comunque quelle sabbiate aiutano. sono più controllate, esatto, perché praticamente la sabbiatura microscopicamente ha delle onde, sì. E queste onde contrastano la diffusione del suono. Ok, diciamo. Ok. Quindi in generale, se volete una cosa più controllata, sabbiata, se volete un mix tra la G1 di prima e esatto, questa di adesso, UV1 con la clear sotto. Altra cosa che è specifico, se per caso c'è qualcuno che proprio vuole togliere delle risonanze indesiderate sui tom, c'è una pelle apposta da Evans che si chiama Reso 7, uh-huh, che anche quella è sabbiata, appunto, perché controlla apposta proprio per le risonanze. C'è la pelle proprio che raccomandano tutti per togliere. Perfetto. Che non la conoscono in tanti, però è proprio la soluzione. Ok, ok, ok. Allora, dato che non ho mai usato UV, okay, la proverei. Certo, vai. Cambio. Uso le tue bacchette anche. Vai. Queste sono le 5B Forward. Che tra l'altro abbiamo già parlato di bacchette anche, quindi non abbiamo parlato di 5B, ma abbiamo spiegato, esatto, come funzionano le bacchette in generale, e quindi vi lascio il link qui sotto. Io però mi giro un po' questo, vai, perché... Sì, decisamente più controllate. Finisce subito il suono, finisce, sì, subito. Ma allora, ti chiedo, perché io sono abituato di solito a usare delle doppio strato in realtà. Okay. Perché sì, io comunque... anche uso doppio strato perché è la standard per chi suona. Esatto, ma se perché più che altro, un po' per abitudine, un po' perché l'ho sempre usato ad esempio per i live, io eccetera. Esatto. Quindi ho bisogno di resistenza. Sì. Che, queste esistono, ci sono anche UV2, giusto? Esatto, okay. Sono proprio le pelli resistenti per eccellenza. Ok, appunto. Ti ho preso un po' in contropiede perché... Non... Ma le hai dietro? Sì, ce l'ho. Ok, te le hai. Okay. Allora proverei l'UV2 a questo punto. Sì. Perfetto. Allora, anche qua, cambiamo e arriviamo con le UV2 a questo punto. Sì. Ok, quindi pelli montate, come potete vedere, non so se si vede la differenza perché alla fine è cambiato solo un numero, ma in realtà è cambiato anche il numero di strati. Sì, quindi due strati, 7 più 7, mm-hmm, con una, diciamo, pellicola specifica per il modello UV2, che è differente, okay, da tutti gli altri modelli. Okay, okay. Più sabbiatura, appunto, applicata anziché essere spray. E provo. Nulla, sì. Yes. Ok, bacchettate a parte, hanno tanta potenza. Sì, anche... sono super attaccose, con un tono caldissimo.
è un suono completo ma fermo comunque, non suonano troppo, non risuonano troppo. Più che altro, appunto, mi aspettavo che doppio strato, volume e attacco. In realtà hanno proprio un bel attacco, cioè sì, tengono sì, un attacco assolutamente buono. E soprattutto sono comunque belle ferme, già quelle prima. Sì, queste, però queste proprio essendo doppio strato. Ancora esatto, di più, quindi in generale le consiglierei se volete... Se avete il fonico che rompe le scatole, esatto, numero live uno, proprio perfette, anche in studio in realtà volendo. Sì, sì, perché sono controllate, non devi preoccuparti di avere risonanze, di rimuovere risonanze. E soprattutto... anche con batterie magari di fascia più... Non mi ricordavo più. Mi sono perso, quindi facciamo un bel taglio e poi ripartiamo. Sì. Quindi, no, stavi dicendo tu delle batterie? Sì, queste qua sono ottime per le batterie magari di fascia economica, per il fatto che ti fa suonare qualsiasi batteria in maniera controllata e comunque bene, riesce a dargli un senso. Ok, al contrario di quello che diceva della G1, esatto, diciamo. Cioè questa qua va comunque, potrebbe andare bene su una batteria anche costosa, però diciamo che è più la pelle che suona che il fusto, diciamo. Certo, no? Quindi con qualsiasi batteria non avrete problemi. No. Ah, mi sono ricordato quella cosa, che no, essendo così tanto ferme, è definite, la penso, cioè vanno sicuramente bene per chi magari deve andare veloce, penso ai frullini che devono avere il suono super definito, magari dove vanno a fare gli incastri tra mani anche con doppi colpi, esatto. Sì, sì, assolutamente. Come rimbalzo, secondo me le UV1 ne avevano ancora un po' di più. Perché essendo monostrato comunque è più facile farla. Ci sta. Farla muovere. Però diciamo, queste... Poi non è il mio questa roba qua, però è perfetto. Poi con questa pelle della cassa. Diciamo che se suoni, secondo me, se suoni metal, pop moderno, gospel chops, pop punk, sì. Roba moderna, insomma, sono le pelli proprio per eccellenza. Perfette. E anche, ad esempio, per le sala prove, un sacco di sala prove le richiedono perché costano un pelo di più, ma durano il triplo proprio. Ok. E la sabbiatura non va via. No, anche perché comunque, cioè, in generale, le pelli che abbiamo provato oggi... E questa pelle di adullante, anche tra l'altro, che è già il secondo video che facciamo con questa pelle, e intanto ci ho suonato un pochettino nel tempo, esatto. E comunque non è segnata per niente, quindi la sabbiatura... Tipica della sabbiatura UV, sabbiatura normale invece... Veramente, veramente ottimo, e quindi grazie per avermi fatto provare anche queste pelli qua. Mi dicevi tra l'altro prima, mentre le montavamo, che queste pelli qua... in confronto alle G2 sono la pelle... Le G2 sono le pelli doppio strato standard di Evans, okay. Sono più calde, hanno più attacco, durano molto di più e più controllate. Le UV2, esatto, okay, rispetto alle G2 e appunto hanno la sabbiatura UV che non salta, certo. Quindi praticamente diciamo che G1, UV1 come differenze sono simili, come sono differenze simili, tra esatto, le pelli. Esatto, G1 UV1 e G2 UV2 sono la stessa differenza, diciamo, monostrato e doppio strato. Ok. E con la caratteristica delle UV, che le principali caratteristiche sono tre: durabilità, attacco e tonalità un pelo più calda. Ok, perfetto. Quindi, questione UV, giusto per ricapitolare ancora un po', questione UV, solamente sabbiate, sì, perché altrimenti si perde tutta la questione UV. G1 e G2 invece anche esistono clear, esatto, sia sabbiate sia clear, esatto. Quindi con questo direi che possiamo finire qua il video. Sì. C'è ancora l'ultima cosa oppure siamo... dovremmo aver detto tutto. Ok, quindi qui sotto nei commenti fateci sapere qual è stata la pelle che vi è piaciuta di più, il set di pelli che vi è piaciuto di più. Qui sotto vi lascio anche il video, quello dove abbiamo provato le pelli dei rullanti. Io voglio ringraziare ancora Andrea. Vi lascio il link anche di Instagram di Andrea qui sotto in descrizione. Qui sotto trovate anche tutti quanti i vari link di Daddario, Evans, eccetera, con tutti i prodotti. E iscrivetevi al canale, fate tutte le cose solite che vi chiedo sempre, non vi rompo le scatole. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.